ci si incontra su questo palco. È un grande piacere, una grandissima emozione e noi siamo onoratissimi di poter guardare i nostri paesi, quelli che studiamo da tanti anni con l'occhio del cinema. È una grande, grande opportunità. Allora mi lancio, vai con le danze, perché ci offre una riflessione profonda sul tema della scelta, di come conciliare la prospettiva individuale con la collettiva, quando essere minacciata è l'esistenza di entrambe, perché indaga il dilemma di come difendere il tuo paese possa diventare necessario per difendere la tua libertà di scegliere, perché mette al centro l'arte come strumento di denuncia, ma anche come esperienza di superamento del trauma, è un luogo di incontro tra identità diverse, perché mentre ci offre un ritratto potente di una generazione appena passata attraverso l'orrore della guerra, tanto più tragicamente ci avvicina a ciò che sta vivendo oggi. Il premio Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa 2023 va a The Hamlet Syndrome di Elvira Neviera e Piotr Roslovsky. Abbiamo avuto ospiti fino a qualche giorno fa. Perdonatemi, non leggerò la motivazione in inglese, scusate, ma la troverete sul sito web del festival tra stasera, immagino, e domattina. Quindi, I'm sorry, I won't read it in English, but you will find all information about the motivations of the juries by tonight on our website. E quindi veniamo anche per i documentari al premio del pubblico.